Nessun colpevole in Italia per il sequestro e la prigionia di 18 mesi di Silvia Romano. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione anche per la ONLUS fanese Africa Milele. Operazione Mare d'Inverno, sgominata dai carabinieri una banda di trafficanti e spacciatori di cocaina con centro operativo a Marotta di Mondolfo. Arresti, denunce e sequestri di ingenti quantitativi di droga. Mareggiate a Ponte Sasso e danni alle spiagge. Servono le scogliere, ma manca un progetto annunciato da mesi. Il consigliere regionale Luca Serfilippi sollecita la giunta del sindaco Seri, definita poco reattiva. La mostra di Tomassini sulla Vecchia Fano fa il pieno con più di 1000 visitatori, tra fanesi, studenti e turisti. Le foto dei bambini e delle mutande appese alla finestra, le più curiose ed apprezzate. Torna il ciclo di incontri Terra e Clima. Venerdì alla Fondazione Carifano ospite padre Gianni Giacomelli, priore del monastero camaldolese di Fonte Avellana. Una mostra e un carro tutto nuovo per i 100 anni della musica rabita di Fano. Questa sera si conclude il nostro viaggio alla scoperta delle opere allegoriche dei maestri carristi. Pallavolo, Bracceschi e Pivolarski si ritrovano alla Mega Box Vallefoglia. Il preparatore atletico più vincente e il fisioterapista bulgaro erano insieme nello staff della squadra nazionale femminile turca. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine relativa al sequestro di Silvia Romano, la cooperante della ONLUS fanese Africa Milele, rimasta sotto sequestro per 18 mesi in Kenya. Silvia, oggi Aisha, dopo la conversione all'Islam avvenuta durante la prigionia, venne sequestrata il 20 novembre del 2018 mentre si trovava nel villaggio di Chakama e fu liberata nel maggio del 2020. Al suo rientro in Italia era stato aperto un fascicolo in cui si ipotizzava il reato di sequestro di persone per finalità di terrorismo. L'archiviazione inoltre salva Africa Milele, visto che riguarda anche il segmento di indagine avviato su eventuali responsabilità sotto il profilo della sicurezza della ONLUS con la quale la giovane partì per il Kenya. Ed ora passiamo all'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino che hanno portato in carcere 4 indagati residenti o dimoranti nelle province di Benevento, Milano, Perugia e Ancona, indiziati di detenzione, cessione e vendita di cocaina destinata alle province di Pesaro e Urbino, Ancona, Rimini e Perugia. L'indagine ha consentito di documentare l'elevata operatività a Marotta di Mondolfo di un gruppo di soggetti in gran parte pregiudicati in grado di immettere sul mercato grandi quantità di droga. Lo stupefacente veniva tenuto in un agriturismo della provincia di Perugia, dopodiché veniva trasportato in un ristorante annesso a un campeggio estivo di Marotta gestito da 2 degli indagati. Qui veniva smistata la droga. Inoltre si è scoperto che per occultare le dosi di cocaina venivano utilizzate delle scatolette metalliche artigianali delle dimensioni di un pacchetto di sigarette a cui erano applicati dei magneti così da poter essere attaccate sotto le auto in sosta, dentro le porte scorrevoli degli ascensori e ai pali dell'illuminazione pubblica. L'obiettivo era quello di occultarli in vari punti del centro urbano per consentire allo spacciatore di avere l'immediata disponibilità dello stupefacente. In totale sono state denunciate 12 persone. La notte scorsa 40 militari hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo ed effettuato numerose perquisizioni durante le quali sono stati sequestrati 25.000 euro, cellulari e appunti manoscritti. A Marotta, infine, un italiano è stato trovato in possesso di marijuana e cocaina e quindi è stato arrestato, diventando di fatto il 13° indagato nell'inchiesta.
Ed ora torniamo a parlare delle mareggiate che hanno provocato danni ingenti sul litorale marchigiano e in particolare a Ponte Sasso di Fano, dove si attendono le scogliere. Oggi il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, ha sollecitato la giunta fanese per accelerare la realizzazione del progetto atteso da anni. In questo intervento chiedo di ultimare e alzare le scogliere davanti ai Bagni Alda e a tutto il tratto di Ponte Sasso. Manca un progetto, quindi chiedo all'amministrazione comunale di Fano, che già più volte è stata sollecitata su questo tema, di progettare interamente il litorale fanese. Vista la disponibilità della Regione Marche di investire quasi 4 milioni di euro tra Fano e Mondolfo, e credo che sia veramente fondamentale e non più rinviabile far sì che il Comune di Fano si doti di un progetto da poter far rientrare all'interno di questi 4 milioni di euro. Le scorse mareggiate, che sono solamente una delle tante cartoline che abbiamo visto in questi anni, devono far riflettere l'amministrazione comunale e non far perdere questo importante treno che la Regione mette a disposizione. E nell'ambito dei controlli al porto di Ancona, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di un italiano trovato in possesso di circa 230 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 8 kg di sigarette di contrabbando. L'uomo è stato notato dopo che era sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia. È uscito a piedi dallo scalo portando una valigia voluminosa e si è diretto verso il centro cittadino. Insospettiti dal suo atteggiamento, i finanzieri lo hanno controllato e con la collaborazione della security portuale e l'utilizzo del radiogeno hanno trovato dentro la valigia quasi 400 pacchetti di sigarette, tutte in esenzione d'imposta. Addosso invece aveva un involucro contenente 1,5 grammi di marijuana. È stata perquisita anche la sua cabina nella nave, dove sono stati rinvenuti 240 grammi di hashish per un controvalore alla vendita al minuto di circa 20.000 euro e un bilancino di precisione. Al termine delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto, mentre stupefacenti, sigarette e bilancino sono stati sequestrati. E sono più di 1.000 le persone che hanno visitato la mostra fotografica di Maurizio Tomassini dedicata alla vecchia Fano, scatti che hanno fatto fare ai visitatori un tuffo nel passato. Si è conclusa con un grande successo di pubblico, universi traslati, la mostra allestita a Palazzo Bracci Pagani che attraverso 141 scatti ha raccontato la storia della città della fortuna degli anni 60 e 70 attraverso gli occhi e la macchina fotografica di Maurizio Tomassini, un racconto che è partito dal mare, dal porto ed è proseguito al mercato in piazza Andrea Cossa, nei vicoli dei Piattelletti, nel mercatino dei Ferri Vecchi a San Paterniano, senza dimenticare la campagna di Montegiove. Tanti personaggi fotografati a lavoro, dai marinai ai carrettieri all'alba con il cavallo, fino ai pescatori della tratta e agli anziani che raccoglievano la legna in riva al mare per scaldarsi in inverno. Una quotidianità colta negli occhi dei bambini, che all'epoca non avevano dispositivi elettronici e che a loro volta recuperavano legna delle mareggiate per il falò della Madonna di Loreto. La mostra, che ha avuto il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, è rimasta allestita per quasi 2 mesi, con grande soddisfazione dell'autore, del curatore e del direttore artistico del museo. Siamo arrivati alla fase conclusiva, come è andata Maurizio? Ma io penso che questa mostra ha avuto un successo per 2 motivi. Primo motivo perché ha fatto fare un tuffo nel passato a molti nostri coetanei, che negli anni 70 avevano l'età mia, quindi erano giovani, e il secondo motivo è che questa mostra ha avuto anche un impatto esterno alla città, perché questa Fano di quegli anni è stata riproposta a persone che sono venute e Fano non la conoscevano. Quali sono le fotografie che hanno catturato di più l'attenzione dei visitatori? A parte le persone che avevano riconosciuto i loro cari, i loro nonni, le persone che conoscevano, che vivevano nella città dove loro in qualche modo avevano avuto rapporti, le fotografie che hanno avuto più successo sono state quelle dei bambini e dei giochi dei bambini, bambini che giocavano alla Sassonia, che tiravano lo slittino, che facevano il fuoco per la Madonna, organizzavano il falò.
E questa fotografia che vedete, che è una fotografia simbolo di un quartiere, tra l'altro un quartiere dove io sono nato, i Piattelletti, che rappresenta in maniera chiara, in maniera voglio dire anche forte, il periodo in cui è stata scattata, cioè queste mutande come una bandiera in questa finestra di questa casa, tra virgolette, scalcinata, si vede che poi anche lo scialbo di questa casa è diciamo una casa che in qualche modo è stata lasciata all'abbandono, come del resto erano i Piattelletti a quel tempo. Carlo, anche lei sempre presente, ha visto visitatori anche provenire da altre parti della regione o d'Italia? Sì, ci sono state diciamo delle grandi sorprese, perché Tomasini è un inedito in Italia e quindi Fano ha questa capacità di valorizzare il proprio patrimonio artistico con personaggi della nostra città. Tomasini è uno di questi, e in pratica questo tesoretto che lui aveva di fotografie è venuto fuori e la città, con sorpresa ma con grande stupore e ammirazione, l'ha apprezzato. Quindi è una mostra interessante, molto adeguata a un mondo che sta cambiando, quindi il bianco e nero non c'è più e quindi è veramente un tuffo nella grande fotografia di qualità. State lavorando già ad altri progetti? Sì, diciamo che Tomasini siamo riusciti a portare qui il più grande esperto della fotografia internazionale, un francese che ha curato il museo di Giacomelli a Senigallia, e quindi l'interesse non è più solo locale, è anche nazionale e internazionale. Quali sono le peculiarità artistiche di questa mostra? Allora, questa mostra si colloca ovviamente nelle migliori tradizioni di quello che è il reportage fotografico, meglio ancora in questo caso il racconto fotografico. È una fotografia che in qualche modo da una parte è tradizionalmente realista, ma dall'altra parte è intimista, e quindi è una fotografia che non può morire. È una mostra importante anche per la misura delle opere presenti, una mostra che, ripeto, ci dà e ci recupera umanamente al rapporto che abbiamo con la città. È una mostra che non solo testimonia quello che è successo e in qualche modo lo abbiamo visto da chi in qualche modo si è ritrovato in queste immagini, ma una mostra che ci indica una strada, un futuro fotografico, un futuro soprattutto anche sociale. Continuano ad arrivare alla nostra redazione foto e video sulle strade dissestate. Partiamo da un'immagine scattata in via Luchino Visconti nel comune di Fano da un nostro reporter che ha scritto nel messaggio: spero che quelle tubazioni a lato della strada servano a fare una fogna per eliminare l'acqua della piscina che si forma ogni volta che piove in quel tratto. Sono 20 anni che abito a Fano, ha precisato, e la situazione è sempre stata questa. Adesso è ulteriormente peggiorata dagli incredibili crateri che ci sono sul fondo stradale. E ora guardate questo video che tra poco mandiamo in onda sulla situazione del marciapiede di via Pisacane. Allora, questo è il marciapiede in via Pisacane all'altezza di Lampetti. Ci sono delle buche. E ci entra il piede dentro. Di fronte al numero 104, di fronte al condominio, speriamo che non si faccia male nessuno. Riparte anche quest'anno il ciclo di incontri dal titolo Terra e Clima, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Domani si parte con il priore di Fonte Avellana.
Presidente, dopo il successo riscosso dai primi convegni, la Fondazione ha deciso di riproporre nuovi incontri anche molto interessanti. Sì, l'ambito ambientale, l'ambiente è uno dei settori statutariamente previsto dalla nostra fondazione, quindi siamo sempre stati impegnati in questo ambito. Mi piace sottolineare che comunque nell'ultimo triennio, 21-22-23, i fondi a disposizione sono stati addirittura triplicati e uno dei nostri obiettivi è quello appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi anche la nostra cittadinanza di riferimento sul tema ambientale. L'ambiente è un tema certamente anche di moda in questo momento, no? Ma è un tema assolutamente fondamentale perché il futuro è l'ambiente. L'ambiente è certamente il futuro è nelle nostre mani e anche figlio delle azioni che mettiamo in campo. La Fondazione ha pensato di realizzare questo ciclo di conferenze su terra e clima già a partire dall'ultimo scorcio del 2022. Questo percorso di conferenze su questo tema proseguirà anche nel corso del 2023, stiamo già predisponendo un nutrito cartellone in questo senso e partiamo con il priore di Fonte Avellana, padre Gianni Giacomelli, che ci parlerà del rapporto tra uomo e natura. Penso che questo sia un momento molto importante perché ci fa vedere anche da un punto di vista spirituale questo tema, è un tema che poi verrà sviluppato anche nelle conferenze che si snoderanno nel corso dei prossimi mesi, cercando di focalizzare altri ambiti che sono quello dell'alimentazione, che sono quello dei mari, degli oceani, che sono quelli delle foreste e dell'economia. Il tema ambientale è un tema che deve certamente riguardare tutti noi, coinvolgerci, perché appunto dipende dalle nostre azioni il cambiamento che vorremmo portare in questo ambito. Dove e a che ora si terrà questo primo incontro? Questo primo incontro del 2023 si tiene qui presso la sala di rappresentanza della Fondazione, venerdì 3 febbraio alle ore 17. Ed ora apriamo la pagina dedicata al Carnevale. La Musica alla Vita quest'anno festeggia 100 anni. Il 4 febbraio verrà aperta ed allestita una mostra a Palazzo Bracci Pagani, mentre alle sfilate dei carri allegorici sarà presente un nuovo carro dedicato tutto a loro. Vediamo. Tutti ma che in ste carro son. 100 anni non sono pochi e la Musica alla Vita di Fano lo sa bene. È la Musica alla Vita. Eh sì, perché quest'anno questo nutrito gruppo musicale festeggia il grande traguardo durante l'edizione 2023 del Carnevale Fanese. Nata nel 1923, la banda si è costituita da un gruppo di personaggi fanesi che amava organizzare allegre serate al suono di fisarmoniche, campanacci, barattoli di latta, caffettiere e altri materiali in una allegra parodia delle orchestre di alto livello. A quel tempo era il modo di divertirsi del popolo fanese. Daniele, come nasce il termine Musica alla Vita? Il nome nasce quando questi strampalati ragazzi sono andati sotto le finestre di Ricconi a suonare e si è affacciata una signora e ha detto: ma qui siete arrabiti? E da lì musica alla vita è diventata così. In occasione del centenario, dunque, sono state presentate durante una conferenza stampa le diverse iniziative che vogliono rendere omaggio a questa banda musicale che ad ogni edizione del Carnevale chiude le sfilate con la loro allegria e spensieratezza. Tra queste, una mostra che verrà inaugurata sabato 4 febbraio alle ore 17. Vi aspetto anche alla mostra che si terrà sabato alle 17 presso il Palazzo Bracci Pagani, la mostra della Musica alla Vita, dove vedrete filmati, foto e oggetti nostri, i batanai che facevamo parte della Musica alla Vita, e vi aspetto tutti anche al Carnevale tra sfilate. Voglio anche ricordare il capostipite, diciamo, dei maestri, dopo ce ne sono stati tanti, prima di me Micheli, Mallo Spirito, però il più
più importante, quello che ha segnato proprio la storia della musica arbitra, è stato Berardi. Berardi che era un grande, e lo saluto dal cielo, ciao e buon carnevale a tutti. Vita è il nuovo carro dedicato all'arabita, che ha le stesse sembianze di quello che abbiamo visto negli anni precedenti, ma rivisto ai giorni d'oggi. Sarà possibile ammirarlo a conclusione delle tre sfilate del 5, 12 e 19 febbraio. Una grande novità ci sarà sul viale del Carnevale. Ovviamente i principali fautori sono alla mia destra e alla mia sinistra, perché veramente è stato un lavoro enorme il nuovo carro della musica arabita. E Dani... Sì, è stata dura, ma ce la faremo, dai, insomma, sì. Siamo in ordine d'arrivo con gli ultimi preparativi, le ultime correzioni, ma il carro è pronto. E il bello è che abbiamo tenuto fede al nostro racconto, no? dal carnevale più antico al più futuristico, perché questo carro è veramente futuristico. Sì, assolutamente, un carro nuovo, un carro che rappresenta chiaramente il nostro carnevale. Sono tre palchi che si sovrastano, dove viene appunto messo tutta la parte della musica, appunto con il nostro gruppo street band della musica arabita, e sopra un grande palco, il più grande mai visto finora al carnevale per il getto, e quindi potrà contenere addirittura 10 quintali di cioccolata ogni domenica e 15 persone per fare il getto. Quindi aspettate l'ultimo carro, perché sarà quello che darà più grandi soddisfazioni, ma è anche quello che ha le luci più belle. Esatto, stiamo lavorando sodo qualche altro giorno e poi vedrete quello che sarà. Sì, questo carro ha la particolarità che la luce arriva da dentro, quindi è un carro molto particolare, tutto da vedere. Vi aspettiamo al carnevale. E questa sera si conclude il nostro viaggio alla scoperta dei carri di carnevale. L'ultimo è quello ideato e realizzato da Matteo Anghera. Mentre gli ultimi trattori sono arrivati qui ai capannoni di Viale Piceno, che avranno il compito e il dovere di trainare i carri allegorici nelle date del 5, 12 e 19 febbraio, oggi si conclude il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici, e l'opera che andremo a vedere stasera è quella realizzata da Matteo Anghera dal titolo The Dark Side of the Moon. Allora, quest'anno il tema del carnevale è spazio all'arte, quindi in questo caso spazio all'arte musicale. Ho dedicato il mio carro ai 50 anni di Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd, quindi sul carro troveremo pezzi che si rifanno a ogni singola canzone, dagli orologi a pupi che rappresentano il potere, la guerra. Tutto ciò che parla il disco viene rappresentato nel carro. Come è strutturato il suo carro allegorico? Allora, il carro, quest'anno ho studiato un carro che è asimmetrico. Infatti nella parte destra del carro troviamo gli orologi, tutta sulla parte sinistra invece c'è la grande piramide che contraddistingue la copertina, la famosa copertina del disco, con sotto le parti oscure della mente umana, e sopra tutto quanto ci sarà una luna volona che andrà a oscurare la luce del sole. Vi aspetto tutti la domenica 5, domenica 12 e domenica 19 per le sfilate del carnevale, per vedere il carro in tutta la sua interezza, con movimenti, musiche, ballerine, per lo spettacolo vero e proprio del carnevale. Quindi vi aspetto tutti quanti. Dalla nazionale femminile turca di pallavolo alla megabox di Ondulati del Savio Vallefoglia, questa mattina sono stati presentati il fisioterapista e il preparatore atletico della società. Ha seguito la conferenza stampa per noi Stefania Schiaroli. Erano insieme nello staff della squadra nazionale femminile turca allenata da Giovanni Guidetti, e insieme negli anni hanno conquistato 2 argenti e 2 bronzi agli europei, un secondo e un terzo posto alla WNL e condiviso anche un sesto posto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Alessandro Bracceschi e Giorgi Bivolarski si ritrovano nuovamente insieme nella mega box Ondulati del Savio Vallefoglia. Il preparatore atletico italiano più vincente a livello internazionale
dopo essere stato attaccante con la maglia numero 9 della società della Rovere Fano in Serie 2. E il fisioterapista bulgaro più ricercato dalle stelle del volley femminile, con un passato nelle nazionali di rugby di Bulgaria, Austria e Cipro, e 5 stagioni al Vakıfbank Istanbul, con 2 Champions League, 3 World Club, 3 Turkish Cup e 4 Turkish League. Abbiamo due persone di grandissimo spessore, non soltanto umano, sicuramente di qualità tecniche. Siamo sicuri di crescere e di portare questa spinta fresca e di carattere appunto internazionale per far crescere tutto lo staff tecnico e le ragazze. Già da 2 settimane si stanno allenando con queste 2 bravissime figure professionali, sia Gioro che Alessandro sono di caratura impressionante e le ragazze hanno subito percepito la qualità all'interno degli allenamenti, quindi continuiamo a crescere e siamo contentissimi di poter puntare in alto. Persone che ci aiuteranno nel nostro percorso pallavolistico, altri professionisti che comunque hanno avuto le loro esperienze in Turchia, e tutti e due al Vakıfbank, la squadra numero 1 al mondo, e poi anche allo stesso modo anche nella nazionale turca. E credo che sia la prima volta nella storia di una città importante, che è la terza città della provincia dopo Pesaro e Fano, che ha una squadra in Serie A. È vero che giocò la Scavolini nello stesso Pala Dionigi già allora, seppur con una deroga, quindi per noi è importante l'entusiasmo che c'è, che crescerà sempre quando si riuscirà a breve, speriamo, a giocare sempre nel Pala Dionigi a Montecchio. Fanese Doc, tanti anni fuori, ai massimi livelli, che effetto fa essere di nuovo qui? Ma di nuovo per me è un inizio praticamente, perché in Italia ho lavorato poco, insomma ho fatto un anno 16 anni fa a Sant'Eremo e poi sono volato via, e quindi per me è un inizio praticamente. Le emozioni di essere a casa? Ho la mia famiglia qui, i miei amici qui, quindi li ritrovo dopo tanti anni, è un aiuto anche per me, che ho costruito anch'io la mia famiglia, e quindi è un aiuto anche per che ho 2 bimbi piccoli, quindi è un plus. E ringrazio la società che ha organizzato questa giornata qui nel mio comune, comunque per me è un motivo, no, di orgoglio e una soddisfazione in più. I protagonisti di questa conferenza stampa sono dei fanesi del mondo dello sport, importanti professionisti che in qualche modo tornano da esperienze internazionali, tornano a Fano nel territorio. Lo sport è del territorio, porta a collaborare, quindi ho ospitato con molto piacere questa conferenza stampa, ma anche il piacere di collaborare e lavorare anche con realtà come in questo caso di Valle Foglia, col collega anche sindaco di Valle Foglia, e quindi insomma questo bel momento, un bel ritorno, una valorizzazione di grandi professionisti, e viva lo sport. E vi ricordo che lunedì prossimo 6 febbraio il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri sarà protagonista primo cittadino alle ore 21. Potete intervenire in diretta chiamando o inviando un messaggio su WhatsApp a questi numeri di telefono che vedete nel cartello. E subito dopo di noi le previsioni del tempo, e a seguire il secondo approfondimento legato agli appuntamenti e iniziative del Carnevale di Fano. L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Occhio ai giornali. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.